Ciò che c'è da sapere sul forno a microonde. Attenzione, queste sono ricerche ufficiali. E a seguito di ustioni in corse in molti marinai aviatori dovuti a fasci d'onde radar, che una ditta americana pensò di riconvertire il suo stock di magnetron, l'equivalente di un tubo catodico TV, per la fabbricazione di forni. Una volta terminata la Seconda Guerra Mondiale, a seguito delle ricerche del dottor Percy Spencer, in un primo momento si trattò di forni industriali, successivamente domestici, fine anni 60, USA. Il loro funzionamento. Le microonde o iperfrequenze sono delle radiazioni elettromagnetiche la cui frequenza va da 900 MHz a più di 3000 MHz, ossia più di 3 GHz. Le iperfrequenze sono utilizzate per i radars, per i relè della televisione UHF, per il preriscaldamento delle materie plastiche. I forni a microonde hanno una frequenza di 2,45 GHz. Questo significa che in un secondo le molecole d'acqua contenute nell'alimento cambieranno 2 miliardi 450 milioni di volte di orientazione, di polarità quindi. Sapete bene che strofinandosi le mani si emana del calore, è la stessa cosa. I cambiamenti di orientazione molecolare determinano degli sfregamenti, da cui un intenso riscaldamento. Il calore emanato è in grado di cuocere dei cibi molto rapidamente. Ora è provato che un'esposizione frequente a radiofrequenze e a iperfrequenze può, dopo qualche anno, provocare un invecchiamento prematuro delle cellule e determinare la morte. Dottor Zaret di New York. I rischi. Questi sono i rischi dell'uso dei forni a microonde. Sono costituiti dalla fuoriuscita di radiazioni. Gli apparecchi in vendita non sono sempre sufficientemente collaudati. La maggior parte degli apparecchi testati da numerosi geobiologi presentavano delle perdite. Il sistema stesso di arresto automatico in caso di apertura può essere facilmente eluso. La lunghezza d'onda utilizzata, inoltre, in grado di depolimerizzare la struttura molecolare della gomma delle guarnizioni. Un forno di 1350 watt che funziona a porta aperta, caso limite ma è successo, irradia più di 150 megawatt centimetro quadrato a 50 centimetri dall'apparecchio, ossia più di 1 kilowatt per metro quadro di superficie esposta. Non megawatt, ma MV. Le sperimentazioni. La ditta americana Tandy ha messo in vendita un rilevatore di microonde in grado di misurare il livello di fuoriuscita di radiazioni da questi forni. E la pubblicità indica utilizzare regolarmente il detector per verificare che non ci siano perdite dal vostro forno a microonde. Eventuali perdite sono pericolose per la salute. Le esperienze di laboratorio hanno dimostrato che in generale la morte di un topolino interviene entro 15 minuti con delle lunghezze d'onda di 12 cm, vale a dire 2,45 GHz. Gli effetti sulla salute. Oltre agli effetti termici, ci sono degli effetti più insidiosi. Sono stati evidenziati disturbi vari, cefalee, nausea, inappetenza, vertigine, erettismo cardiaco, alterazioni nel funzionamento di alcuni pacemaker, apparecchi per la stimolazione elettrica del cuore. Queste frequenze penetrano nel cervello per 0,5/1 cm, nel midollo spinale per la totalità del suo spessore, nel grasso per quasi 5 cm. Sono inoltre molto pericolose per l'occhio e possono determinare alterazioni della crasi ematica e delle strutture microscopiche subcellulari, catene molecolari, aminoacidi. Esistono rischi supplementari per i portatori di lenti a contatto e per le donne incinte. A livello energetico, però, cosa succede? Adesso è provato scientificamente che al di là della materia c'è in effetti l'energia che predomina e determina la qualità dell'insieme. Il forno a microonde costituisce un circuito oscillante che altera le strutture proteiche. Fa precipitare il potenziale d'energia che gli alimenti contengono e questo in modo negativo. Mangiamo in questo modo degli alimenti morti.
Ripeto, morti. Ciò è stato dimostrato con l'ausilio della spettrofotografia e della photokilian, con misurazioni effettuate prima e dopo la cottura. Gli alimenti emanano radiazioni per 10 minuti dopo la loro uscita dal forno. Il campo energetico dell'ambiente è perturbato nel raggio di 3,3-5 metri. Da ciò deriva una perturbazione nell'oscillazione delle molecole e delle strutture cellulari delle persone poste in tale campo, rilievi photokilian. Ciò può causare delle brusche cadute di energia, stanchezza improvvisa, quando ci si avvicina l'apparecchio in funzione. Questi effetti si aggiungono alle altre nocività del mondo moderno che assorbono la nostra energia vitale. È necessario dunque conoscerli per poterli in qualche modo limitare. È importante infine sapere che negli USA e in Giappone è ormai passata di moda, diciamo che è passata la moda dei forni a microonde, e che si sta interessando a forni a vapore che offrono maggiori vantaggi e meno inconvenienti. Si è arrivati in USA a tenere questi forni a microonde in una stanza a parte. Quello che io vorrei sottolineare è che una volta che il cibo esce dal forno a microonde, è un cibo morto.